Ciao a tutti! Oggi montiamo il pollaio finalmente e diciamo che questa è una novità che per noi sì, è una novità assoluta per noi perché siamo totalmente ignoranti in materia e ci era venuta la voglia, ci stiamo iniziando a documentare proprio in questi giorni, quindi anzi se avete dei consigli da darci, se siete più esperti di noi, scriveteceli già, avevo chiesto questa cosa su Instagram, su Facebook l'avevo chiesto. Non lo so, io l'ho letto su Facebook. Ah, allora, su entrambi, e ci avevate, è vero, su Facebook anche, e ci avevate davvero dato tantissimi consigli, io ad esempio quelli su Instagram me li sono salvati tutti, adesso mi vado a riprendere tutti quanti quelli anche su Facebook. Su internet, cercando appunto questo famigerato pollaio, noi già che non ne capiamo niente, c'era un gran casino, tanta confusione, tanti prodotti, e non riuscivamo bene a capire cosa ci servisse. Allora abbiamo trovato online un sito italiano che è appunto il Verde Mondo, ci è piaciuto tanto perché è fornitissimo e ci sono pollai diciamo per un po' tutte le esigenze, anche se come noi volete partire all'inizio o se siete già esperti e volete incrementare, mi sembra che vendino anche cose proprio professionali, sì. Quindi cioè, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti e adesso lo montiamo insieme, siamo molto molto contente e non vediamo l'ora di iniziare. Intrepidanti. I maschi della famiglia hanno fatto questo piano con il brecino, quindi adesso qui non si vede ma è tutto quanto in piano rispetto al resto della campagna che invece tende un po' a scendere, quindi è un terrazzamento in piano con il brecino e alla base è stata messa una rete. Questa rete qui, che è presente per tutta la superficie del piano, serve ad evitare che gli animali entrino nel pollaio, perché comunque avevamo paura che scavando prima o poi qualcuno sarebbe entrato, quindi abbiamo messo questa rete lungo tutta quanta la superficie e poi dopo è stata coperta da altro brecino, quindi adesso non si vede, quindi questi sono stati i lavori preliminari che hanno fatto chi è dotato di muscoli. Adesso andiamo a montare il pollaio che abbiamo preso da Il Mondo Verde. Il Verde Mondo, scusate, che è questo qui. Adesso cerchiamo un attimo di capire, anche perché i pacchi sono due. Li vogliamo aprire entrambi? Forse sì, perché qua c'è scritto pacco 1 di 2 e pacco 2 di 2. Se a me l'Ikea mi ha insegnato qualcosa che non bisogna aprire il 2 di 2. Esatto. Prima fai il 1 e poi fai il 2. Abbiamo iniziato a montare i 4 lati della casetta e quindi adesso li fissiamo con le viti. Guardate che bello! Allora adesso stiamo montando questo pezzo qua del pollaio. Che saldo le protesco che ha fatto Camilla. Arrivo, Sì, sì. Ma è Billy che fa sti suoni? Ci siamo sbagliate, quindi adesso dobbiamo smontare un pezzo e girarlo. Allora, questo è il pollaio finito di montare, non è stato assolutamente difficile e vi faccio un po' vedere l'interno e i dettagli. Allora, qua c'è il cassettino e si vede l'interno. Questo serve, non so se si riesce a vedere, c'è questa porticina. Questa porticina poi si chiude con questo braccio di metallo, si chiude e si apre.
questo modo le galline, quando devono riposare, vanno lì dentro e si può chiudere la porticina, così sono più sicure. Qua c'è la scaletta e questa è la porticina della rete esterna. È proprio una casetta. Qua è dove verranno a fare le uova. Ciao galline! Venite, venite! Ma ciao! Buongiorno! C'è quello lì che è rimasto dentro. Dai cucciolo, esci! Aspettatemi! Eccoci! Come corriamo! Adesso si fanno una bella passeggiata in libertà. Semi libertà, ancora sono un po' recintate, ma solo perché devono abituarsi ai cagnolini che sono lì in attesa di fare amicizia, diciamo. Infatti all'inizio il signore che ci aveva dato le galline ci ha detto di lasciarle per la prima settimana nel pollaio, proprio per farle abituare un po' agli spazi, alle persone. Ecco la pappa, colazione. Ma quanto si è fatto bello il pelo, la pelliccia, le piume. Ma qui ne manca uno di pulcino. È dietro. T'ho visto. Guarda che c'hai i fratellini qui, Vieni. Eccoci. Ma quanto sei bravo. Ma quanto siete belli! Ce l'avete!